Se non fai ripartire gli investimenti non vai da nessuna parte. Vorrei ricordare che tra l'altro CGIL e CISL UIL il 5 di aprile saremo all'Aquila, perché ad esempio tutta la questione che riguarda la ricostruzione, la manutenzione del territorio di questo paese, che sarebbe una delle cose da fare, non è stata fatta, e anche la riforma famosa dello sblocca cantieri, poi non conosco l'ultima versione degli ultimi minuti, ma quella che conosciamo fino ad oggi non è quella che fa ripartire i cantieri, ma è quella che abbassa i diritti e rischia di rendere ancora più facile l'illegalità nella gestione degli appalti. Io semplicemente penso che ci sia un peggioramento inaccettabile, per quello che conosco, poi vedremo le ultime bozze, non c'è solo la questione degli appalti, perché oltre al 50%, al 30%, quello che c'è, già nella bozza conosciuta avevano liberalizzato gli appalti nei consorzi, quindi c'era già una forma, ma lì soprattutto si torna a quella che era la legge Lunardi, si torna indietro, perché se io addirittura ho il general contractor, cioè quello che progetta e che realizza e anche quello che controlla, capisce che c'è qualcosa che non torna, e dall'altra parte non si sono modificate le procedure, perché il problema degli appalti sono anche le procedure per ridurre i tempi, mentre qui si rischia semplicemente di fare delle cose che peggiorano anche i diritti e rendono meno chiare le cose. Quindi il nostro dissenso l'abbiamo esplicitato a suo tempo, vedremo adesso cosa c'è scritto, ma continuiamo a chiedere su questo punto che si cambino le cose. Così non va bene e così non serve. Poi io non so chi ha ceduto, chi non ha ceduto. Sicuramente così non si sta facendo quello di cui il nostro paese ha bisogno: far ripartire i cantieri, ma tutelare la sicurezza e i diritti di chi lavora.